Allora, iniziamo questo nostro sesto giorno della settimana dell'educazione. Benvenuti a tutti. Ci mettiamo in ascolto di un altro testimone, anche questa sera, un personaggio particolare. Sentite questo suono perché, ecco, eccolo qua, il nostro personaggio di questa sera, Pierangelo Capuzzimati o Capuzzimati. Non so come sia la pronuncia, però questo giovane ragazzo, che anche lui, insomma, ci lascia subito con una frase decisa, una frase forte. C'è una forza più grande di noi che ci guida, nella sua semplicità efficace. E allora ci mettiamo in ascolto della testimonianza, della storia di questo giovane Pierangelo. Oddio, mamma. È un ragazzo tranquillo, Pierangelo, e brillante. Fin da bambino dimostra una grande curiosità, mista a calma e gentilezza. Non si scompone di fronte alle situazioni, ma va dritto all'obiettivo con determinazione. Vuole appagare la sua sete di conoscenza. La sua voglia di sapere lo spinge a porsi domande, anche riguardo la fede. I suoi catechisti e i suoi insegnanti di religione si stupiscono di come non voglia fermarsi alle nozioni o ai racconti, ma voglia cogliere il significato profondo. È in questo modo che si prepara alla cresima ed è così, sempre approfondendo, che si confronta con la testimonianza dei papi che ha conosciuto, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Questa sua profondità lo aiuta a rispondere con la forza della fede alla malattia, una forma grave di leucemia che piomberà come un macigno nell'estate del 2004. Prima di iniziare il liceo classico e lo accompagnerà per tutta l'adolescenza, fino alla morte, dopo quasi 4 anni di tenace lotta senza riserve. La sua fiducia in Dio non viene mai meno e quando ha qualche cedimento e momento di sconforto, li supera per amore della sua famiglia, cercando le cose normali di tutti i giorni. Non può frequentare sempre la scuola. Ma quando entra in classe qualche mese all'anno riesce con la sua amabilità e intelligenza a farsi apprezzare da tutti. Non resta mai indietro negli studi, ma eccelle ottenendo ottimi risultati. Vive l'esperienza di due trapianti, scrive ai suoi donatori dimostrando ammirazione per l'umanità che sa donare. Nei suoi temi scolastici e nelle sue ricerche, esprime un forte interesse per le vicende del suo tempo, lo spirito critico e propositivo. Ogni giorno prega, recitando il rosario e parlando con il Signore. Invita anche sua mamma a pregare. Fissano un appuntamento quotidiano alle 5 del pomeriggio. Negli ultimi istanti di vita, parlando a fatica, trova la forza di consolare suo padre. Papà, tu devi convincerti che questa esperienza di malattia io l'ho vista fin dal primo momento come un dono del Signore. L'esempio di Pierangelo accenderà la fede dei suoi genitori, prima spenta e formale, poi aperta alla testimonianza. Un altro personaggio particolare, giovanissimo, che affronta questa malattia come un dono del Signore. Come si fa? Già il titolo di questo sesto giorno, come dono di Dio, dice lo stile di questo grande ragazzo coraggioso, forte, tenace, che ad un certo punto ci lascia anche questa frase, questa immagine particolare. Dice: nel grande equilibrio cosmico,
lontano da questa terra, esiste un mondo in cui amore, fratellanza, altruismo, bontà rappresentano davvero i fini ultimi e concreti di ogni vivente, dove tutti i coloni esistenti, uniti nell'uguaglianza e nel rispetto reciproco, convivono pacificamente sulla grande tela della storia. Che testa! Una frase del genere alla sua età. Nel grande equilibrio cosmico, lontano da questa terra, esiste un mondo in cui amore, fratellanza, altruismo e bontà rappresentano davvero i fini ultimi. È interessante questa cosa qui. E anche oggi la parola di Dio accompagna questa frase, accompagna la storia di questo ragazzo. Dice oggi il libro dell'Apocalisse, al capitolo 21, e vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E aggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. E mi disse: ecco, sono compiute. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. Apocalisse, in questo passaggio interessante, ci prospetta, no? Anche questa immagine bellissima. Di cosa potremmo incontrare? Di che speranza potremmo trovare nel nostro giorno speciale di incontro con il Signore? Quando Lui tornerà sulla terra e questa frase colpisce. Io sono il principio e la fine. A colui che ha sete, io darò gratuitamente da bere alla fonte della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni. Io sono suo Dio ed egli sarà mio figlio. Magari avrà letto qualche volta il testimone di questa sera, Pierangelo, questa frase, questo passo dell'Apocalisse. Avrà vissuto anche la sua malattia in questo modo, attendendo l'incontro col Signore come figlio, come colui che ha saputo davvero sentirsi rinnovato da questa presenza, da colui che è capace di fare nuove tutte le cose. Cosa ci lascia un'immagine come questa, un personaggio come questo? La parola a qualcun altro di voi. Il desiderio di sapere, di conoscere, alberga nel cuore di tanti ragazzi e ragazze che, come Pierangelo, sono in costante ricerca, pronti a spendersi e ad approfondire. Pierangelo ha voluto capire il senso ultimo delle cose, chiedendo ai suoi catechisti, ma certamente sono stati loro a suscitare le domande. Ultimamente si insiste affinché gli educatori siano esperti nelle relazioni, abbiano grande cuore e forte empatia. Ma dopo, a quale mistero apriamo? Che cosa c'è oltre noi? Abbiamo da offrire il dono della fede, da comprendere con sapienza e conoscenza. Solo così ciascuno può compiere il proprio percorso personale. Non fermiamoci all'importante,
è che si stia bene insieme. Non lasciamo nell'ignoranza chi cerca il dono dell'Eterno. Questa è una riflessione tosta, che ci fa fare il salto di qualità. Cioè il poter dire, ma di cosa mi accontento, no? O meglio, cosa cerco? Un'empatia, uno stare bene, stiamo bene insieme? O il nostro compito, la nostra testimonianza ha un valore ancora più profondo, no? Perché conduce a colui che può rinnovare e fare nuove tutte le cose. Questo è uno sguardo ampio. E anche questa sera, partendo proprio da Pierangelo, da questo testimone giovane, qualche spunto per noi. Tre domande molto semplici, nella loro lunghezza, non nel loro contenuto, come sempre. Primo, approfondisco io per primo i contenuti della mia fede oppure mi accontento di arrivare fino a un certo punto? So rileggere le mie esperienze quotidiane alla luce della fede? Come posso fare? E terza domanda, come posso suscitare le domande più profonde nel cuore dei ragazzi? A voi la parola. Un confronto, speriamo, bello deciso, anche come quello di ieri e degli altri giorni. Oggi parto subito io perché ho bisogno di riprendere un attimino anche quello che ci siamo detti ieri sera. C'ho dentro un po' da tutto il giorno, ripenso a quello che abbiamo detto ieri sera e sul fatto che dicevo che sfortuna che non ho mai incontrato un ragazzo del genere. Cioè, ho incontrato tanti ragazzi, anche belli, anche con della gioia, dei talenti dentro, e ho avuto anche la fortuna di rivederli questi anni diventare papà, genitore, rivederli in oratorio e comunque riconoscerti un pochettino quel rapporto che si era instaurato e comunque rivederli in chiesa. Quando dicevo rivedo della gente giovane in chiesa perché forse ho la fortuna di conoscerli un po' di più e li rivedo. Per cui dicevo sì, ho avuto la sfortuna di conoscerne pochi, forse un po' egoisticamente, perché mi piacerebbe conoscerne uno di quelli che ha avuto il coraggio a 15-20 anni di dire io sono tutto del Signore. Io che ho 56 anni faccio ancora fatica a dire questa cosa. Posso dire di camminare, posso dire di aver conosciuto tanta gente che ha fatto discernimento, ha cercato le sue strade, la sua via, con tutte le fatiche che ci stanno dietro. D'altra parte, proprio stamattina viaggiando, ho sentito una discussione che si diceva che i tempi sono cambiati e che questi ragazzi una volta bastava proporgli la lezioncina, ripetergli quattro cose e adesso invece c'è bisogno non più di fare questa cosa ma di essere testimoni, di portare a loro questa testimonianza che è un impegno ancora maggiore per noi perché vuol dire vivere sulla propria pelle quello che si vuole dire e poi tramandarlo, ecco, passarlo a loro. E stasera, in fondo, qui diceva, dov'è? Aspetta che se lo trovo. No, era... il fatto di saper rileggere come la propria esperienza per poi passarla agli altri, cioè è un passaggio difficile, cioè... Non lo so, cioè, è qui che secondo me si gioca quello che dicevo anche le altre sere, la comunione, la comunità che ti aiuta a stare insieme e a fare questi passi. Forse anche il fatto di essere più comunità ci può aiutare anche a far capire a questi ragazzi, come dicevo ieri sera, che non c'è bisogno di tutto questo socialismo su social per girare nel mondo. La comunità ti aiuta a vivere tutto insieme,
ti fa vivere la realtà realmente, non sul social, che anche il social è reale, come dice qualcuno, e anzi spesso porta delle conseguenze più gravi della realtà stessa se viene usato male. D'altra parte anche la possibilità di sfruttare qualcosa, ecco, ne ho dette troppe stasera. Sono tante micce esplosive quello che hai detto, da Norbion che da altri, Roby. Ma io sono, la riflessione che ha fatto Roberto stasera, io la condivido quasi in tutto. Effettivamente la frase che mi ha colpito è quella: come è bello stare insieme, come è bello stare bene insieme. E questo lo noto soprattutto d'estate in montagna con i ragazzi. In montagna loro si trovano bene, è bello stare insieme. Anche la messa, che bella messa che abbiamo fatto, niente di particolare, è una messa normale, forse con una predica molto più stringente o forse anche senza, perché magari si fa dopo o prima, si è fatto al mattino l'incontro di riflessione, di preghiera, eccetera. E è come bello stare insieme, sia in un momento particolare, e come quanti di questi ragazzi sono passati? Tantissimi, tantissimi, che poi rivedo magari in oratorio con i figli, e adesso forse li rivedo a Jack con i nipoti, qualcuno. Va bene. Però tanti sono scomparsi, tanti non li ho visti, tanti scopro dopo che quelle cose che abbiamo, che gli abbiamo detto sono andate nel dimenticatoio. E quindi, va bene, niente, il seme è stato gettato, prima o poi magari frutterà. E quindi questo non c'è da preoccuparsi. E quindi com'è bello stare insieme? La domanda è, un ragazzo che mi dice che ho trovato, che ti fa una domanda, che vuole approfondire la sua fede, è vero, magari sono ragazzini delle medie o al massimo di prima, seconda, terza superiore, quindi magari non hanno ancora questa desiderio di conoscere bene la propria fede. E a loro basta stare bene insieme. Questo va bene, è bello, però secondo me non basta. E forse anche io e gli altri educatori, animatori che si sono susseguiti nel corso degli anni non siamo stati in grado di inculcargli qualcosa di più. O forse perché loro non gli basta solo bello stare insieme. E poi, a ieri volevo intervenire, ma erano già le 9:20 e quindi sono stato zitto. Come si può trasmettere a loro questo desiderio? Io secondo me, e come l'avevo già espresso in una riunione, non di questa, ma l'importante è essere coerenti e far capire, e penso che loro capiscono, il tuo modo di essere con loro e anche quello può essere un modo come per, dico una parola grossa tra virgolette che poi non è di evangelizzare, non è tanto evangelizzare quanto di testimoniare la tua fede. E ne è una riprova di alcuni genitori che mi incontrano e dicono: Ah, Tony B, il mitico Tony. Io dico, mio figlio parla sempre di te. Ma io non ho fatto niente, se non quello di portare l'immondizia giù in paese, di andare a fare la spesa, di stare, di servirli magari alcune volte a tavola, di arrabbiarmi quando fanno le cose, e quando mi arrabbio non sono tenero, di arrabbiarmi quando magari vedo le cose che vanno storto. Però questa è la conferma di un altro. Mi ferma un genitore e mi dice, mio figlio, non dico il nome perché poi sapete chi è, e forse qualcuno di questi è presente, mi dice, mio figlio si è meravigliato di quello che facevi. Ma cosa ho fatto? Ho fatto niente, mi sono limitato a stare con loro. E anche con quelli di Fagnano, una mamma mi dice, non ci sarà quest'anno, se non c'è quest'anno alla catechesi io vado dal parroco e chiedo che ci sia. E poi non ci siamo stati perché poi è stato i 2 o 3 anni che abbiamo fatto separatamente. E io dico, io cosa faccio? Non faccio niente, mi limito solamente a stare in mezzo a loro. E questo forse loro ho maturato
quell'affermazione che ho detto. Per me è importante stare in mezzo a loro con la semplicità. Essere uno di loro è una parola grossa, però in fondo alla fiera essere uno di loro, tra virgolette, perché ovviamente ci sono 40-50 anni di differenza e questo è molto però secondo me questo stare con loro senza, e questo stare con loro in modo che può essere una testimonianza, non so, ma poi magari mi verrà in mente l'altra roba. Mi scuso se mi sono un po' così messo in cattedra dicendo gli esempi che ho presentato, ma era un modo per far capire in modo concreto quello che volevo dire. Non mi voglio mettere in cattedra, assolutamente no. Io penso che Gesù lo troviamo nelle cose ordinarie, non nelle cose straordinarie. Lui che le fa diventare straordinarie. Questo è vero. E questo è vero. Però tante volte noi agiamo senza pensare a lui. E soprattutto quando magari sono su in montagna che mi arrabbio come una iena, perché le cose non vanno come dovrebbero andare, e in quel momento non penso che anche se anche quello è un'azione, è un agire da parte sua, però in quel momento forse è l'unica cosa, è l'ultimo pensiero che ho di dire: agisco in nome suo. Ha ribaltato anche lui i tavoli nel tempio. Non ho capito. Ha ribaltato sì. Anche lui i tavoli nel tempio. Insieme a lui tanti. Pensate a Giovanni Battista, razza di vipere, cioè parole sottili, fini. Colpisce, e poi penso che sia centrale sempre, no? Per tutti noi, questa seconda domanda di stasera. So rileggere le mie esperienze quotidiane alla luce della fede. Qui c'è la sfida grande, no? Cioè il poter dire: se incontro un ragazzo che magari mi sembra scalmanato, o magari mi sembra tanto desideroso di lasciarsi guidare, no? O magari un po', perché poi ci sono anche quelli che hanno voglia, magari sono un po' incostanti, o magari sono costanti, però dentro si possono guardare anche poco, no? Perché magari hanno paura di guardare dentro. Cioè, come possa essere invece bello e come è interessante scoprire che dentro tanti ragazzi, mi viene in mente soprattutto le superiori, no? Ci sia dentro una domanda o alcune forze di fede che stupiscono. Uno li ascolta tante volte alcuni e dice: ma cavoli, ma questo qui ha dentro veramente una fede forte, no? Ha dentro. Però magari questa cosa difficilmente può essere mostrata subito, no? Perché uno dice: magari è una cosa mia, è una cosa personale, se la faccio vedere agli altri, magari tiro fuori un lato che è anche privato, no? Cioè anche personale. È bellissimo, però poi è difficile farlo diventare concretamente, potremmo dire così, un metro di giudizio anche delle nostre azioni, no? Poter dire: ma la mia vita si rapporta con uno stile di fede, con uno stile cristiano, la mia vita è coerente, potremmo dire questo aggettivo così, no? È coerente la mia vita con ciò che dice, ciò che vive e ha vissuto il Signore, no? Sono una riflessione particolare, cioè se qualcuno ieri suggeriva la bellezza anche dell'esame di coscienza serale, no? Del poter dire: arrivo alla fine della giornata e provo a guardare ciò che ho vissuto. Questo potrebbe essere un passettino in più.
cioè non mi accontento di ciò che ho vissuto, ma lo rileggo sempre con gli occhi di colui che sa mettersi di fronte alla vita del Signore, alla vita di fede, per dire come è andata una giornata, no? Però è un passaggio alto questo qui, è un passaggio alto. Infatti qui la terza domanda è proprio quella non nel far venire fuori subito, ma nel far suscitare le domande, cioè di creare le occasioni, no? Ma anche con i bambini, anche con i ragazzi, quelle domande che poi magari a volte spiazzano anche noi grandi, soprattutto i piccolini, quando magari vengono fuori con qualche bomba delle loro. Non so se vi è mai capitato di trovare qualche genitore che mi abbia detto: mio figlio mi ha fatto questa domanda e io non ho saputo cosa dirne, no? Perché mi sembrava una cosa difficile da spiegare, ma come fa a uscire da quella bocca lì questa domanda? Si tratta di creare il terreno fertile, no? Per far uscire quella domanda lì o quella curiosità, perché a volte è anche quello. Io penso che quando suscitano anche in noi adulti queste domande, queste cose, suscita qualcosa, approfondirle. E le prime due mi dicono come quant'è l'importanza di una guida spirituale, secondo me. Secondo me, quando suscita qualcosa, dobbiamo approfondire con qualcuno. E secondo me, ecco, la guida spirituale è molto importante, averla. E sicuramente, frequentando una guida, suscita sempre di più. E lo stesso, dopo noi, come dicevo, va lui suscitare, riuscire a suscitare delle domande in loro, ecco. Anche poter rileggere le nostre esperienze quotidiane, a volte bisogna andare proprio nel profondo e riconoscere anche davanti, come parlava lui, a volte davanti a una malattia prenderla come dono. Lì ci vuole una fede grandissima. Però sono tanti che hanno riconosciuto che la loro fede è aumentata proprio magari in un momento di fermo. Il corpo si ferma per una malattia e può essere anche un momento dove c'è più tempo. Riconosce altre cose, ecco. Anche stasera tanto spazio, a qualche pensiero forte. Queste vite di questi giovani testimoni, nella loro così genuinità, ci spiazzano, cioè ci lasciano degli spunti interessanti di riflessione. Spero, mi sembra di capire che insomma finora questo cammino ci stia un po' aiutando, no? A tirar fuori anche ciò che c'è dentro di noi. Questa è una cosa bellissima, secondo me, perché ci permette di approfondire, appunto, di andare oltre il livello normale, ma di dire, beh, ma io non mi accontento, voglio qualcosa di più, no? Voglio crearmi occasioni. Questo penso che sia una cosa bellissima. Anche stasera non possiamo fare altro che chiedere al Signore questa curiosità spirituale, ma dall'altra parte anche quella voglia di poter continuare il nostro cammino in modo attento, in modo, potremmo dire così, non solo meticoloso, ma anche esigente. Lo facciamo con questa preghiera, chiediamo al Signore di accompagnarci, questa sera anche di chiedere il dono prezioso della sapienza. Come sempre viviamo insieme questo momento di recita della preghiera, vi chiedo di spegnere i microfoni così ognuno riesce a recitare bene questo momento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme. Maria, sede della sapienza,
che io non mi fermi alla superficie delle cose e di fronte alle difficoltà e al dolore non sia confuso e smarrito. Maria, Vergine Madre, il tuo abbraccio mi provochi a cercare il Maestro e a non stancarmi finché non lo sentirò abitare in me. Ti chiedo non tanto di aiutarmi a trovare le risposte, ma di essere capace di provocare le domande e di suscitare negli altri il cammino. Amen. E allora chiediamo all'intercessione preziosa di Maria, che è sede della sapienza, la benedizione del Signore per ognuno di noi, per il nostro cammino di fede, per i ragazzi che ci sono affidati. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ci accompagni sempre, ci doni il dono della sapienza e ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Di nuovo un grazie per le cose che sono uscite anche questa sera, per gli spunti che vi lasciano anche durante la giornata, questo cammino, e a domani con un nuovo testimone, domani una ragazza, un'altra giovane che ha donato la vita in modo particolare. Buona serata a tutti voi. Grazie. Buon cammino di fede, buona continuazione di settimana dell'educazione. Grazie.